signore e signori, buon pomeriggio dall'Aeronautica Militare e dalle Frecce Tricolori. Sabato 8 luglio 2023, benvenuti sul lungomare di Lignano. Oggi giornata di prove ufficiali, domani sarà il verde, il bianco ed il rosso della pattuglia acrobatica nazionale ad un anno di distanza per il Viva Lignano Air Show 2023. Frecce Tricolori, un gruppo di volo dell'Aeronautica Militare che ha il compito di rappresentare i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra di un'intera forza armata. L'Aeronautica Militare diventando così un simbolo di tutte le forze armate ed emblema del Made in Italy in Italia e nel mondo. Le Frecce Tricolori con la loro attività ereditano una tradizione acrobatica tutta italiana che affonda le sue radici nei lontani anni vecchia. Infatti il novembre del 1929, quando i primi pionieri del volo acrobatico con le loro evoluzioni ala contro ala volevano dimostrare come l'acrobazia aerea fosse un'esigenza concreta del volo da caccia, ed ebbe così inizio la stagione epica dell'acrobazia militare italiana, che vide pattuglie da nomi altisonanti come i Getti Donanti, le Tigri Bianche, i Lancieri Neri, i Diavoli Rossi, il Cavallino Rampante, alternarsi nel compito di rappresentanza dell'intera aeronautica militare. Proprio dalla pattuglia del Cavallino Rampante, pattuglia di riserva nel 1960, venne tratto il nucleo originario di piloti che andarono a costituire il 313° gruppo addestramento acrobatico. Era il 1 marzo 1961. E allora i 10 MP-339 della pattuglia acrobatica nazionale sono da poco decollati dalla nostra base di Rivolto. Noi li accogliamo come da tradizione, alzandoci in piedi e cantando orgogliosi sulle note del nostro emozionante inno nazionale. A triangolone per i 10 MP339 della pattuglia acrobatica nazionale, 1500 metri a testa giù al topo di questa manovra, lentamente su e a sinistra. Questa è la prima ed unica manovra del nostro programma acrobatico ad essere eseguita da tutti e 10 pony all'interno della stessa formazione. La prossima sarà la prima ed unica separazione in cui la formazione si suddividerà in 3 sezioni. A rombo, via, pony 9 e pony 11 si allineano sull'asse centrale a disegnare il rombo o diamante della pattuglia acrobatica nazionale al vertice anteriore. Il capo formazione 2023, maggiore Pierluigi Raffa, incastrato nel cuore del diamante. Il primo fanalino, pony numero 6, maggiore Franco Paolo Marocco, a chiudere in basso in posizione di codino pony numero 11, il nostro solista. Andiamo su dalla voce del nostro capo formazione, diamante punta dritto verso il cielo azzurro per la prima spettacolare apertura.
ci guideranno proprio al centro di Stay. Allora è lì che puntiamo le nostre fotocamere, perché saranno 5 velivoli dalla nostra sinistra, 4 quelli dalla nostra destra, 3, 2, 1. Ci ha lasciato
decisamente verso il basso per riprendere velocità, chiudere questo looping e allontanarsi alla nostra sinistra, dove saranno ancora trasformazioni per ripresentarsi. Andremo a cercare il solista mentre ci accompagna in una delle manovre più tecniche di tutto il suo repertorio. Mantenere sempre fluida la velocità di rotazione senza mai scadere di quota. Configurazione sarà ancora una volta un po' no a botte, eseguito questa volta a destra, e questa configurazione così elegante che aumenta notevolmente il coefficiente di difficoltà di esecuzione di questa manovra, e le cifre delle frecce dei colori della formazione che si applica con la sua asse centrale costituita da Pony 1, Pony 6 e Pony 9, come questo unico gigantesco di colori in questa parte, circa 70 metri, si chiude così il suo testo vaccino della partita probabile. La prossima manovra di Pony numero 11. Lo andiamo a cercare basso sull'orizzonte. Foto al suo casco bianco attraverso il becco trasparente del cupolino del suo MP339 mentre disegna questa tirata al snap in nuova curva. Poi uno con il triangolo inverso che accende il fumo bianco e si arrampica su in verticale, ed eccolo il nostro solista alle spalle che si tuffa a guadagnare velocità, poi cloche alla pancia e su a cavalcare il fumo bianco salendo e inserendosi dal basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Eccola la separazione dell'Arizona, dedicata all'Arizona degli aviatori, uno dei luoghi di ritrovo dei primi pionieri dell'acrobazia aerea collettiva tutta italiana, nata proprio in Friuli Venezia Giulia alla fine degli anni 20. Ormai lo abbiamo imparato, dopo una separazione c'è uno spettacolare incrocio. Allora puntiamo nuovamente le fotocamere al centro display, perché questa volta sono 5 velivoli da destra, 4 quelli da sinistra, 3, 2, dritto davanti a noi, dove troviamo ancora una volta il fumo bianco del nostro solista che tira su e sale, sente lentamente andare giù i giri del motore, l'aria sul musetto del suo MP339 si fa sempre più pesante, finché alla fine a vincere non è inevitabilmente la forza di gravità. Sospeso letteralmente a mezz'aria prima di lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi e riguadagnare la piena efficienza delle superfici aerodinamiche della ministra 39, e così il suo programma. Questa era la scampanata di Pony numero 11. Patriottico, dimostrandoci ancora una volta cosa è in grado di fare l'ingegneria italiana quando incontra la passione dei nostri piloti. E per il momento non lo fanno, e conducendo al mondo di grado che si vive il nome sovrano. Pony numero 11 ci lascia con il fiato sospeso. Lui è al suo quinto anno da solista. Se anche oggi è riuscito a darvi un'emozione con questa manovra, facciamo arrivare qui lassù il nostro applauso al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Dopo aver applaudito il nostro solista, il nostro pensiero va al suo capovelivolo che è mancato poco tempo fa. Facciamo un grande applauso all'aviere capo Vincenzo Variale. Un'altra manovra storica, la manovra del doppio punno, linea di fronte per i velivoli della linea davanti, sarà la rotazione degli interni, Pony numero 2, capitano Alessandro Sommariva, Pony numero 3, capitano Leonardo Leo, sul 4 e sul 10 dollari scavalcano nuovamente a riprendere la posizione, poi via i fumi e andiamo su. Thank you.
poi la cosa prestabilita, manetta, tutta avanti, fino ad individuare la formazione principale, dare la cloche alla pancia ed inserirsi dal basso nell'apertura della bomba. Preferito seguirlo questo mezzo Rubik, seguito da un'affondata inversione in questo istante in volo dritto fino a raggiungere la quota prestabilita, puntare il centro della display line. Lo facciamo anche noi con le nostre fotocamere, perché saranno 9 direzioni diverse, 3 livelli verticali di separazione per l'incrocio mozzafiato della bomba.
della pattuglia acrobatica nazionale, nel frattempo postate foto e video sui social dell'aeronautica.